Buongiorno. Buongiorno a te. Bene, ho il piacere di avere in macchina oggi il nostro Silvio Zizza. Piacere tutto mio. Chi è Silvio Zizza? Adesso lo presentiamo. Silvio Zizza, innanzitutto, è un amico d'infanzia. Un cretino. No, un amico d'infanzia. È uno che fa tante cose. Da una vita. Quando alla Marinella mi veniva a mangiare la pizza da te, mi ricordo. Esatto, bravo. Era così. Era buono. Hai capito di che cosa è questa chiacchierata che faceva in macchina? Siamo in confidenza. Ah, bravo, bravo. Senza quelle cose istituzionali. No, cosa istituzionale. Io faccio le funzioni di un cittadino, di un amico, perché ti potrebbe fare qualsiasi domanda, no? Allora, Silvia. Però ti posso dire una cosa? Sì. No, ti interrompo un secondo. Io, nel mio piccolo, grazie al calcio e poi anche alla politica, ho fatto, diciamo, tanta televisione locale, regionale, no? Parliamo sempre della nostra opinionista, eccetera, eccetera. Diciamo, mi sento dire che mi trovo a mio agio, ma lo sai che invece qua oggi mi sento un po' emozionale, però no, te lo dico perché comunque le prime volte sono sempre le prime volte, poi ti seguo e rendi dei servizi importanti alla città, e questa cosa dell'on the road nella macchina così è carina, l'hanno fatto anche a livello nazionale. L'unico problema di quale di queste trasmissioni sono le buche, le strade. Purtroppo abitiamo in una zona che c'è un sacco di buche, non so quando non mi tirare le dentro, però sono costretto a farmi le strade un po' autostrade, capito? Adesso stiamo uscendo da Santa Femmia, sì, e devo dire che questa strada, come si chiama questa? Via del mare, sembra che siamo a mare. Cioè andiamo così, no? Sullo sterrato. Beh, adesso, ecco, vedi che ogni tanto vibra tutto. ma perché, guarda, poi quando sei nei salotti buoni, diciamo così, parlo del consiglio comunale, del comune. Sì, però. È facile. Ma diamo un ordine alle cose. Sì. Che dici tu? Sto parlando delle buche. Sì, però ne parliamo dopo. E se tu mi dici c'è la strada con le buche? Voglio fare l'introduzione, poi. Allora, quindi che salutiamo Silvio Zizza, okay. Perché allora, non ci vedono solo qua, ci vedono i nostri amici emigrati, ci vedono a Bologna, a Milano, perché noi siamo online nel gruppo TV Calabria 1 e diciamo abbiamo migliaia e migliaia di visualizzazioni, non so quanto ne avremo con te, forse sarà la peggiore. Sicuramente 2, 3, 4. Non sto scherzando, comunque Silvio Zizza, innanzitutto sei un intenditore di calcio, nasci nel calcio. Sì. Va bene, dopo diciamo con chi questo. Ho giocato pure, nel mio piccolo che gioco. Nel calcio, sei stato sempre nel campo del calcio, con poca fortuna devo dire. Sì. No, sì. No, poca fortuna. Più delusione che gioia, dai. Questo delusione, sì. Ti sfruttano quando ti devono sfruttare, nel momento ti lasciano. No, ma anche colpa mia sicuramente, magari sai, non ti sai vendere nel senso buono del termine. Non accetti compromessi. Non accetto compromessi. Anche nella politica è così, perché tu sei stato militante di 5 Stelle, faremo delle domande. Sono. Sei. Ti sei presentato alle elezioni, hai avuto... I giornali hanno parlato tantissimo di te per una situazione giudiziaria, per brogli elettorali. Non per me. Sto parlando per farti parlare. Detto, hanno parlato di te per una situazione giudiziaria. Hai fatto parlare tu per una situazione giudiziaria di brogli elettorali. Sì, va bene? Sì, ho detto sì. Giusto. Allora, strada pare. Adesso buche non ce n'è. Buche non ce n'è. Allora, strada alle 18. Strada alle 18. Arriviamo fino a Falerno, poi prendiamo l'autostrada e torniamo indietro. Deve passare tutto mezz'ora. Siamo passati purtroppo da una sì, brutta storia. Allora, innanzitutto parliamo del calcio. Mi presento. Dai, presento, dai, fai tu. Allora, per i tantissimi che non mi conoscono, io, come hai detto tu, sono Silvio Zizza e ho fatto nel calcio una... diciamo fin dal 1000, quindi uno già si può fare il conto di quanti anni ho, e fin dal 1995-96 sono iniziato a lavorare nella Vigor Lamezia, ex Vigor Lamezia, vabbè prima si chiamava in altro modo, poi Comprensione Lamezia, poi comunque Vigor Lamezia, Vigor Lamezia, e lì sono stato per, caro Giovanni, per circa 12 anni,
facendo un po' tutta la trafila dal settore giovanile, ho avuto il piacere anche di avere i tuoi due figli, sicuramente Valerio, sì, non mi ricordo se anche Mario, ma Valerio sicuro, che tra l'altro era un buon difensore centrale, pure Mario, se non posso offendere, Mario era già l'attaccante, mi ricordo. Esatto. Poi ho fatto, e devo dire che questo te lo dico subito, diciamo che nonostante non ci fossero fenomeni incredibili, cioè perché fenomeni non ci sono da nessuna parte, però qualche volta si ha il vizio, fra virgolette, così alla mezza di pensare che il forestiero, diciamo così, è più bravo della Medina. Devo dire che mea culpa, un po' se la faccio. Abbiamo dato magari poco spazio a. Non poco spazio, potevamo puntare di più su alcuni nostri talenti lametini. Ciò non vuol dire che poi abbiamo lasciato a casa qualche fenomeno, perché poi. Comunque io, tornando invece al mio discorso, alla fine ho fatto il direttore sportivo, mi sono laureato / diplomato, perché comunque non è una laurea, a Coverciano a prendermi il patentino. Dopodiché è arrivato un momento in cui dal fare il direttore sportivo sono passato a fare lo scouting, che appunto è andare alla ricerca di giovani talenti in giro per l'Italia e non solo, sono stato anche all'estero. Ho iniziato col Chievo Verona. Chievo Verona tramite appunto, guarda, iniziai comprando un giocatore, io ero al calciomercato per la Vigor Lamezia, comprammo un giocatore del Chievo, comprammo in prestito e conobbi lì Sartori, l'attuale direttore generale del Bologna, all'epoca direttore sportivo del Chievo, poi andò all'Atalanta, nacque un bel rapporto e quando andai via dalla Vigor Lamezia andai per 5 anni, rimasi a Chievo col Chievo Verona. È stata una bellissima esperienza, senza che ti faccio nome a destra e a sinistra di giocatore, qualcuno importante c'è stato, che è arrivato in Serie B, anche in Serie A, ci sono ancora giovani in altre squadre. Dopodiché dal Chievo poi il nostro lavoro ha sempre gli alti e bassi, quindi ti porta dei periodi a stare fermo, a seconda se non sei, perché poi dal Chievo loro andarono alla Bergamo, all'Atalanta, non se ne fece nulla con me, e a un certo punto tramite il lavoro conobbi il presidente Guarascio, Eugenio, attuale presidente del Cosenza, che lo ringrazio, mi fece fare 8 mesi, io pensavo che stavo di più, purtroppo poi le strade si sono. Ecco, forse lì intendi dire tu con poca fortuna, perché poi parti bene, magari anche per colpa mia, dopo 8 mesi intensi andai via dal Cosenza, cioè le nostre strade si divisero. Da lì poi ci fu il Covid per 2 anni, quindi siamo rimasti fermi. Perché, come puoi immaginare, i tornei, io dovevo andare a vedere i ragazzi, dovevo girare con aerei, alberghi, cose, col Covid dove andare, e quindi tutti fermi. E quest'anno, da qualche anno, sempre sul pezzo, attraverso anche grazie alle piattaforme. Sì, ti permetto che dobbiamo parlare di tante cose in mezz'ora. Quindi già ti ho rubato 10 minuti. Basta, adesso praticamente sono col Bologna, sto facendo questo lavoro di scouting per Calabria e Sicilia, ma anche se ancora è un po' non è ufficiale, in edine, perché ancora devo vedere alcune cose. E poi sei opinionista nel programma di Pasqualino del Tour. Sì, ringrazio Pasqualino che mi ha voluto di tua produzione. Una volta da casa, una volta lì in studio, posso dire anche che collaboro, posso dire la TV? Collaboro con la televisione Cosenza, per l'amore di Dio, Teleuropa Network, grazie a Vanna Franchino che è la tua collega che mi ospita. Salutiamo anche il direttore. A Tirio Sabato, come no? Sabato. Sì. Poi c'è anche, sì, no, come no? Cioè, i proprietari. Anche Replay con Franco Segreto, che forse tu conosci, sì, insomma, è una bella televisione. Come la tua del resto, ci mancherebbe. Ma io, diciamo, siamo poveri. Vabbè, però guarda, non c'è mai uno più bravo di un altro, ognuno fa il suo e l'importante è che arrivi alla gente. Certo, certo. Deve essere contento quando vede altre persone che fanno le cose, specialmente i giovani. Bravo, sì, certo. A me mi piace quando vedi i giovani che vogliono fare. Tu ne hai lanciati tanti. Ma tanti, ne ho lanciati tantissimi. Io ti seguo. Però poi c'è qualcuno che è iniziato in tarda età. E infatti c'è una coppia bellissima, anche se non è più giovanissima, che io seguo sempre a casa perché mia mamma li segue sempre, ma anch'io, che sono Tonino Matruda e Albino, che saluto. Sono storici, li salutiamo.
E ti stavo dicendo, quelli che hanno iniziato in età avanzata per fare televisione, perché si sono trovati in momenti di disagio della vita, lo aiutate e adesso vogliono fare i maestri però. Ma ti ringraziano sempre. No, non esiste. Ah, riconoscimento zero. Riconoscenza zero, no. Riconoscenza in questo campo non esiste, figurati. Ma scusa Giovanni, non è che blocchiamo la statale? Non me ne frega niente, io sto mantenendo i limiti, non ci chiedo là. Non ci chiedo là. 70 allora. Quanto sono io? 60. Addirittura 50. Ma anche 50. Poi ma uno può andare piano, scusa, deve andare per forza. Però ti posso dire una cosa, non so se è possibile. Adesso che poi divaghiamo perché è stata la missione, no, perché uno divaga. Io metterei la multa anche per chi va troppo piano. Perché scusa, come noi adesso blocchiamo la via. Però tu dici, poi ci dobbiamo fermare perché sennò dove no, il bello se è. Se c'è continua poi qua, tu sai che è una strada pericolosa. Bisogna rispettare le regole. Le regole, le regole. Ce l'hai la cintura, sì? Io sì, no. Figurati, io non parlo al telefono, in macchina, quando viaggio, anzi quando giù la cintura. No, ho visto che sei molto. Perché noi facciamo un servizio per la gente, dobbiamo essere i primi a mantenere le regole. Certo. Tu sai che l'illegalità non piace, quando vedo qualcosa che non va mi allontano. L'illegalità dovrebbe essere, qua apre un discorso incredibile, dovrebbe essere senza colore, cioè di tutti i colori politici. La legalità è una cosa. Invece alcune volte lo vediamo anche in questi giorni in TV, nel panorama nazionale. Ne parleremo di queste cose. Ma stiamo fino a pomeriggio? Adesso parleremo di questo, Ancora abbiamo mesi da 6 minuti, perciò. Okay. Non mi regola allora. No, ti devi regolare. C'ho un bel mare oggi, Ci manca. Guarda, qua siamo alla lampara. Spettacolare, guarda. Ma poi. Vabbè. Lo stiamo vedendo il mare. Vabbè. Perché tu sei bravo a fare. Mentre uno parla poi. Ci vabbè, infatti i fatti tuoi come faccio? Ma non mi vuoi insegnare. Guarda, se pure troppo. Allora, ti stavo dicendo. Vai. Allora. Presentazione l'ho fatto. Abbiamo fatto. Tu hai avuto, ti sei buttato nella politica, sei stato. Perché devo dirti che è il mio secondo hobby, diciamo. Il secondo perché hobby. Il calcio è un mio lavoro, però è un lavoro che ti piace. Quando tu fai un lavoro che ti piace diventa quasi un hobby, insomma, no? Ma no? A te non ti piace il lavoro che fai sì, tu? Però tu hai avuto delle esperienze, ti sei candidato come. Due volte. Due volte al Consiglio Comunale. Una volta come consigliere e una volta come sindaco. Però, no, scusa, tre volte, perché la prima, guarda tu, la prima volta se no poi mi attaccavano, la prima volta in Alleanza Nazionale, non bisogna rinnegare il passato, alla provincia. Allora, sei stato protagonista delle elezioni, insomma. Quindi ho finito, perché non c'è due senza tre, quindi sì, tre volte, amo at, basta. Però hai fatto parlare di te un po' a livello nazionale. Perché hai aperto il discorso di brogli elettorali facendo delle denunce presso la Procura della Repubblica, sei stato sentito dalle autorità giudiziarie, e perché secondo te c'erano stati dei brogli, diciamo. Non solo secondo me. Non solo, secondo te, nelle elezioni. Ma mo, sono passati 3 anni, no? Sono passati quanto? Da quando sono stato ascoltato sono passati 2 anni e mezzo. Ma com'è andata a finire questa storia? Intanto ti faccio una domanda io a te, ma quando uno è imputato o offeso, no? O parte offesa, in questo caso io parte offesa, io dobbiamo ricordare anche Cristiano che ha fatto pure ricorso col suo partito. Certo. Attenzione, io ci tengo a dirlo qua, io e il Movimento 5 Stelle, perché qui poi io sono stato attaccato, mo divento serio, perché sono stato attaccato da una buona parte della città, per carità, poi c'è tanta altra gente che invece la vedeva come me, anche non votandomi, cioè perché non è che uno perché è della stessa tua idea poi ti deve votare. No, io non ti voto, però condivido quello che tu stai dicendo e stai facendo. E sono attaccato in quanto Silvio Zizza. E questo mi ha fatto male, perché io ero espressione, tu sai, tu che fai e che sei un cronista anche di politica, sai che il Movimento 5 Stelle da sempre ha. Poi magari ci sono delle storture, per carità è successo in tutti i partiti, ma comunque di base non è un partito, adesso magari sta diventando partito di Conte, diciamo, no? Cioè va più verso questo schema. Però prima era, si serviva dei cosiddetti soldati, cioè io ero un semplice soldato, nel senso buono del termine. Quindi poi invece è passato il fatto che quando siamo davanti a un bel piatto siamo tutti uguali. Quando poi ci sono le cose cattive,
ci mette sotto sempre, scusa, ogni tanto sì, parli a letto. Allora te lo dico subito perché. Perché tu non hai un potere, tu sei uno della strada. Certo, mi vanto. Esatto. Non hai, ti guarda le spalle, la politica purtroppo. Certo, ha bisogno pure di. Nel senso che ci sono i forti, i poteri forti, che proteggono una persona, illegalmente, ma la proteggono. Tu eri un candidato facilmente attaccabile, diciamo. Attaccabile perché non c'è nessuno nel senso politico. Ma che pochi, senso. Questo che vuole, questo è un amato politico, i soldi. Allora vogliono sempre che ci ma stiano. Intanto scusa, ti faccio questa domanda che sennò poi mi scordo. Ma quindi la parte offesa è l'eventuale imputato. Se una indagine viene archiviata, non deve arrivare una notifica a me, a meno. Guarda, io non sono avvocato. Allora, no, io ti dico, a meno di clamorosi. Può darsi perché la memoria comunque sa, l'età c'è, quindi stato. Ricordiamo che è stato archiviato il caso. Come è stato archiviato? No, il tuo, quello dei brogli elettorali. Chi te l'ha? Ah, tu. No, invece proprio chi sta la domanda che ti alzi? No, certo. No, invece qualcuno mi dovrebbe dire esatto. Se è stato archiviato o no. Esatto, volevo arrivare a questo, scusami, ma questa. Perché almeno ti stavo dicendo, a meno di clamorosi. Dimenticanze. Allora, però questa domanda non la devi fare a me, la devi fare a un avvocato, la devi fare a una procura. No, vabbè, ma io ti dico la verità. Poi una volta passato, perché allora vogliamo fare un attimo velocemente un excursus, diciamo, di questa cosa. Io avevo preso atto della vittoria di Paolo Mascara, no? Mio ex presidente della Vigor Lamezia, cioè. Persona per bene, corretta, cioè capace, niente da dire. Tra l'altro aveva vinto, anche se, attenzione, questo non me ne voglia nessuno, né Paolo né nessuno, cioè andò a votare pochissima gente, sia al primo turno che anche al. Poi pioveva, ti ricordi che al ballottaggio pioveva forte, quindi alla fine ci fu una buona metà, quasi il 50%, che non votò alla Lamezia, anche perché si era stancata della politica, eccetera, eccetera, un po' come succede in tutta Italia purtroppo, diciamo, no? Però comunque quelli che andarono a votare furono chiari. Noi vogliamo Paolo Mascaro sindaco, punto. E quindi io non discuto la sua vittoria, però quando andammo poi a vedere alcune a seguito delle, guarda, te lo dico perché è storia, il dottor Benino della procura di Lamezia, del tribunale, scusa, di Lamezia, presidente della commissione che giudica, no? che analizza i voti, eccetera eccetera, riscontrò delle anomalie, degli errori gravi nei verbali che arrivavano dal comune e quelli che erano al tribunale. Adesso, guarda, è passato un po' di tempo, quindi ho fatto quasi, come dire, ho tolto alla mente, no, tutte queste situazioni. Prima ti potevo essere ancora più preciso e più chiaro, ma in ogni caso ci furono delle gravi irregolarità che non si hanno le prove, purtroppo, che furono fatte in malafede, almeno ancora oggi, ma che ci furono, perché poi quando poi per questo facciamo ricorso al TAR, dopodiché il TAR annullò l'anno dopo, diciamo così, quattro sezioni, paventando l'idea che poteva esserci il caso della cosiddetta scheda ballerina, sappiamo, no? Una scheda che viene da fuori, e quindi poi tu ti prendi la scheda bianca che ti dà lo scrutatore, quindi ne hai due schede, una la lasci e una la porti fuori, e fuori fa la stessa giostra fino a infinito, voglio dire. Però non ci sono mai state le prove certe, ma il TAR lasciò, demandò, trasferì alla procura di Lamezia Terme di indagare su questi brogli che potessero essere eventualmente, come dire, penalmente rilevanti, così disse. Sicuramente le indagini sono state fatte, non ad oggi, non lo so, saranno state archiviate? Vabbè, non lo sappiamo. Mi potevano pure mandare una notifica. Io, ti ripeto, a meno di clamorose dimenticanze, a me non mi è arrivata nessuna notifica. Può darsi che è arrivata e non l'ho vista, non lo so, vabbè. E certo c'è una cosa, poi noi andammo anche al Consiglio di Stato, il Consiglio di Stato confermò questa cosa del TAR, e a quel punto si scatenò una guerra, si può dire, tra virgolette, nei miei confronti, più che nei confronti del Movimento 5 Stelle di Lamezia. Anche perché il Movimento 5 Stelle, devo dire, di Lamezia, e quello fu anche la goccia che ha fatto traboccare il vaso, senza adesso fare nome perché proprio non ne vale la pena, mi fece un po' allontanare dalla politica e dal movimento.
Perché? Perché mi vedi, no, Giovanni, non so se a te ti è capitato, mi vedi, come dire, prima ero il più importante, ma non volevo essere il più importante, ma volevo soltanto essere strumento di un'idea, di valori da portare alla, come dire, affinché la gente ti votasse, eccetera, eccetera. Alla comunità. Alla comunità, se ero diventato, ero stato abbandonato, cioè proprio così, al suo destino. Servizio non serve più niente. E quindi tutti quanti, come dicevi tu benissimo prima, hanno trovato terreno facile per attaccarmi, no? Nessuno che replicava sui social, che poi sono tremendi, no? Perché i social poi quando ti vogliono attaccare, cioè ti rovinano. Da parte delle istituzioni soltanto pochissime, devo dire che Rosario Piccioni mi difese, Bianca Laura Granato, l'onorevole ex Movimento 5 Stelle, mi difese pure, una, forse anche una parte del PD, ma stranamente delle, per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, nella sua totalità, come dire, far muro, no? Qui Silvio Zizza non c'entra niente, siamo noi, far vedere che eravamo, perché più si è uniti è più difficile attaccare. Diciamo che mi è mancato questa unità è mancata. E nei tuoi confronti. Sì, sicuramente. Ti volevo scaricare. Tant'è che poi, questo te lo dico senza fare... Tu sai benissimo, ti dico solo una cosa, tu sei intelligente. Il TAR, il Consiglio di Stato, costa molto. Sì. E ti faccio una domanda e la lasciamo lì. Secondo te abbiamo pagato il TAR del Consiglio di Stato in parte uguale o Silvio Zizza ha pagato molto, molto di più? Non lo so. Vabbè, la lascio lì. Quindi, alla fine, questa cosa mi ha fatto un po' allontanare. E quindi a quel punto, dopo che è passata la buriana, diciamo così, mi è venuta la nausea. Perché tra l'altro io, presi 1500 voti, devo dire che quindi era un buon 5%, 5,2, 5,3, che secondo me in altre situazioni, in altre competizioni elettorali si entrava nel Consiglio Comunale, invece in questa amministrativa di Lamezia io penso che un 5% è una buona, è un ragguardevole, sempre per quanto riguarda, come dire, nel piccolo, c'è, attenzione, poi ci sono quelli che hanno preso il 18, il 20, il 30, per carità, però comunque c'è una fetta di popolazione che condivideva il pensiero del Movimento 5 Stelle. Penso che nel Consiglio Comunale di Sant'Ovemia manchi, come dire, un, ma non è che deve essere Silvio Zizza, io parlo anche per il futuro, manchi un rappresentante di un partito che comunque ancora oggi è al 18, lo danno al 18%. Siamo stati non bravi noi, scarsi nel comunicare? Sicuramente. Diciamo che per la verità, vabbè, Tommy, tu ci hai intervistato, quindi puoi dire anche la tua da cittadino. E parlate di numeri, ma i numeri stanno a zero, no? Io ti voglio dire, il Movimento 5 Stelle ha avuto dei momenti importanti nelle città, no? Certo. Che poi è disattesa. Ma perché era a livello nazionale, però? A livello nazionale. Sono stato eletto candidato con pochi voti, perché voi facevate tramite il computer e insomma... Ah, la regola nostra che sì. Potevi... aspetta, però poi alla fine era sempre il cittadino che doveva votarti. Tu parli della formazione delle liste. In sì. Quel caso sì, con pochi voti tu potevi diventare... Poi l'ultima votazione... Però diventa... Attenzione, no, è bene chiarire, Giovanni, perché poi diventa... È vero, senza fare nomi, ci sono stati onorevoli in Calabria che hanno preso 70, 80, 100 voti fra di noi, però poi per diventare onorevole c'era la lista, listino bloccato, no? Ti ricordi? Sì. E quindi sono diventati onorevoli perché il Movimento 5 Stelle ha preso il 34, esatto, il 25. Questo. Però sono diventati con 70, 80 voti, no? All'inizio sì. E poi c'è stata l'ultima candidatura che è stato l'onorevole Di Poli, no? Sì. Che poi non è stato eletto perché è rimasto con Di Maio, sì. Invece Conte ha scavalcato tutti, perciò insomma non è stato confermato l'onorevole, ma finché lui era l'onorevole c'era una sede, si incontrava, sempre che finite le votazioni tutto chiuso, tutto tace. Allora il cittadino fa riflettere, finché tu, in questo caso l'onorevole Di Poli, quello che pensano i cittadini è sei diciamo nel momento sei onorevole, ti sei dato da fare, finito che non sei stato eletto, sei scomparso dalla circolazione. Allora vuol dire che tu non sei ancora combattivo per fare, perché non è che devi essere eletto per forza, uno non è eletto però lavora sempre per il partito. Non so se hai dato l'idea. No, resta benissimo l'idea, è stato abbandonato tutto, il chiuso delle sedi, la gente insomma.
tutte le no, non proprio parte. Così, anzi, mi dai l'occasione per, eh, per dirti alcune cose. Cioè, ciò che non volevo lavorato bene. Questo, però, allora, questa tua considerazione certamente capirai, la farai all'onorevole Ippolito quando te lo inviterai. Cioè, io me ne guardo bene perché, tra l'altro, poi da quando lui è rimasto con Di Maio. Ha fatto bene. No. Ognuno c'è, cioè, ognuno si assume le sue. Anche io. Ha fatto le cose sue, insomma. Io non ho condiviso la sua scelta di andare con Di Maio, ma nemmeno quella di Di Maio. Lei è stata perdente. È stata la rovina. La rovina. Conte ha vinto, perché Conte ha dimostrato che ha avuto ragione Conte, no? Perché Conte comunque ha preso un 16,6, una cosa del genere, quasi un 17%. Attenzione, perché uno dice siete scesi dal 34, è vero, dal 34 delle ultime politiche al 17, avete perso quasi, dagli 11 milioni che vi hanno votato ne avete persi quasi 5-6, no? È verissimo. Però attenzione, però bisogna anche vedere giorno dopo giorno come vanno le cose. Noi eravamo scesi dai sondaggi, ci davano al 7-8%. Per quella idea, come si può dire? Assurda, compiuta anche da Conte e da tutti, da Grillo, da Di Maio, e proprio da quella, per quell'idea io me ne andai per un periodo al Movimento 5 Stelle. Qual era? Quella di sposare per il bene nazionale, sempre quando non si sa cosa dire si esce sempre per il bene nazionale dobbiamo fare questo, quando sposarono il progetto Draghi, cioè il governo Draghi. Allora io ho detto, ma come? Tu hai detto prima che io posso essere la persona più l'ultima di questo mondo, però mi hai detto che in fatto di onestà, di coerenza, sono in una buona posizione. Lo menziono perché l'onorevole Di Poto, a me mi piaceva perché aveva la sede, o condividevo o non condividevo le idee, però era un punto di incontro delle, cioè, combinato, che lui, quel punto di incontro l'ha avuto per 4 anni e ho tutte le sere aperto. Finito, non è stato eletto, è stato chiuso immediatamente. Questo non lo so, perché dopo io non ce l'ho più. È stato chiuso, la sede è chiusa. Allora, l'onorevole Ippolito è persona preparatissima, come pochi, in tema di cultura personale, di politica, eccetera, eccetera. Dopodiché uno può condividere, io fino a un certo punto condividevo le sue idee, dopodiché non le ho condivise più. Ma certo, lui magari non ha condiviso neanche le mie, cioè che ne... ognuno poi. Ma io ti sto dicendo un'altra cosa, ti sto dicendo che se io a te, Giovanni, ti dico, no? Giovanni, mi devi votare perché io voglio entrare in Parlamento per togliere i massoni, i mafiosi, i banchieri, coloro che hanno rovinato l'Italia per 20 anni, questo, attenzione, a nostro giudizio, eccetera, eccetera, eccetera. E tu dici, ah sì, allora ti voto sicuramente. Poi mi voti e poi dopo un po' mi vedi che io sono al governo. Non dico che Draghi non ci mancherebbe altro, che un mafioso, un massone o quello che è. Vabbè, massone può essere, cioè, come dire, è legale, no? Almeno la massoneria normale, poi c'è la massoneria deviata, vabbè, di questi giorni, vabbè, è inutile che torniamo al disco, poi se vuoi ci torniamo. Comunque, mi hai visto che io prima criticavo dal punto di vista politico, dobbiamo risanare, dobbiamo, come dire, ti ricordi quando dicevamo dobbiamo svuotare come una scatoletta di tonno questo Parlamento? E mi sa che poi ci hanno svuotato, Giovanni. E tu mi dici, ma come, Silvio prima diceva così e mo stai insieme a quelli che doveva cacciare. Insomma, la coerenza dov'è? Allora io a quel punto non ci ho visto più e me ne sono andato. Quando Conte ha fatto, te la faccio breve, quando Conte ha fatto cadere, io, attenzione, io sono nessuno, quindi parlo, visto che stiamo parlando di me, allora ti dico come la vedo, però, cioè, o ci sono io o non ci sono io, non è che cambia il discorso. Certo. Allora poi a quel punto Conte, insieme ad altri, fece cadere il governo Draghi a un certo punto. Secondo me ha fatto bene, ma questo è il mio giudizio, un po' piacere, e si è messa all'opposizione di quest'altro governo di centrodestra, dove ci sono 11 ministri, compreso il Presidente del Consiglio, che facevano parte dei vari governi Berlusconi. Cioè, non è che sono i nuovi rivoluzionari e reazionari, questi hanno fatto politica e hanno governato l'Italia. Hanno rimescolato, diciamo. Già da 20 anni a sta parte. E quindi adesso vogliono passare per i nuovi, no? Hanno fatto già i ministri, quindi se non l'hanno fatto le cose allora, perché le dovrebbero fare adesso? Vabbè, comunque l'Italia, come siamo in democrazia, la gente li ha votati. E quindi in bocca al lupo. Però attenzione, e concludo, perché mi sa che non mi regolo, ma sto parlando assai.
Ho capito. Finisco e ti lascio la scena. E io so poi, quando io non ci sono stato più, che non è... È vero, sul corso del Movimento 5 Stelle non c'era più, ed è una cosa importante perché era molto visibile. Però poi un altro gruppo che c'era e non c'era, mi piace dire per esempio Nicolino Pane di Grano, che tu conosci, Fernando Materasso, un'altra persona che magari è dietro le quinte però era molto attivo, e tanti altri, era che Materazzo e altri, insomma, che adesso non mi vengono in mente. Mi scordo sicuramente tanti. Ferdinando poi uscì pure. No, un nuovo gruppo che magari era stato più dietro le quinte nel momento in cui mi candidai io al Consiglio Comunale. Poi però loro hanno preso in mano questa situazione e devo dire, come dire, sono molto presenti sul territorio, facendo banchetti, gazebo, facendo comunicati, interessandosi di quello che va e quello che non va, e hanno la sede per il momento temporaneamente presso, te lo dico pure, gli faccio pure un po' di pubblicità, presso, penso che non c'è problema, no? Presso lo studio dell'avvocato Pane di Grano. Infatti sì. Se tu passi lì da Piazza Galilei, cos'è Piazza Galilei, vedi proprio lo striscione che era prima sul corso. Quindi diamo atto a queste persone di aver tenuto in vita questo Movimento 5 Stelle, al quale mi sono riavvicinato. Oh, cambiamo argomento. Punto. Perché sennò dimmi una cosa, cosa ne pensi delle ultime vicende che stanno succedendo per quanto riguarda il 41 bis, che vogliono che venga tolto al terrorista già condannato che ha sparato, come si chiama? L'ospite. Insomma, tu cosa ne pensi? Allora, sicuramente una persona che ha gambizzato l'amministratore, pare, no? Sì. Di una società importante, non mi ricordo adesso quale fosse, mi sfugge, e poi messo delle bombe ad una scuola di polizia o carabinieri, non mi ricordo, sicuramente è un soggetto pericoloso. Certamente il detenuto va curato, qualsiasi esso sia, cioè anche il più criminale, no? Comunque, se no siamo come loro, no? Perché allora ti potrei dire, Matteo Messina Denaro, facciamolo parlare, così come loro facevano parlare chi volevano fare, quando volevano sentire, cioè torturavano la povera gente, o comunque anche altri criminali, facciamoli parlare pure noi. Ma che facciamo? Lo stato di dittatoriale della Russia o di altri stati, come dire, Cile, Cina, che ne so, per dire, siamo una democrazia molto forte, e quindi dobbiamo curare queste persone. E mi pare che lo stesso cospite è stato portato nel carcere di Opera, dove può essere curato. Certo, questa... No, di tutto questo movimento che sta succedendo... Dovrebbe non avere colore. Dovrebbero essere tutti uniti, esatto, nella destra e sinistra, non c'è eco, perché quando... Io dico che il 41 bis va bene, e va bene, che non si possono creare dei precedenti. Certo, perché loro... Vengono curate per il 41 bis, perché ha fatto dei crimini così importanti e così grossi, non vuol dire perché ha messo delle bombe e non ci sono state vittime. E se ci sono state vittime... Ma sono d'accordo con te, perché tra l'altro quando lo Hai Stato... Hai capizzato a uno. No, ma quando lo Stato ha voluto essere fermo, se ti ricordi, con... quel grande statista che era uno dei pochi della Democrazia Cristiana che salvo, cioè dopo De Gasperi Aldo Moro, Aldo Moro, no? Certo. Lì sono stati fermi, ti ricordi? Oh, non possiamo trattare con le BR, qua, là, lì proprio lo Stato non può andare a patti, ma come lo Stato dopo è andato a patti, almeno così dice la sentenza, che comunque c'è stata una trattativa con la mafia, e noi adesso abbiamo lasciato morire Moro, avete lasciato morire Moro, tant'è che poi la famiglia, se ti ricordi, espressamente richiesto da Moro, non volle nessuno ai suoi funerali, sì, da parte dell'istituzione, che comunque lo fece lo stesso alla salma di Aldo Moro. E quindi sarebbe troppo facile, come dici tu, come dire, lo so, dispiace, però allora tutti quanti, lo stesso Matteo Messina Denaro potrebbe, come dire, fare lo sciopero della fame e essere tolto al 41 bis. Ora, magari quelli che difendono non Cospito, ma la situazione di Cospito in quanto tale, dicono che la cosa è diversa fra un terrorista e un mafioso. Diciamo che
Per me è un crimine uguale. Sono. Quando si fanno dei crimini, i cioè, crimini sono crimini, sono crimini purtroppo. E quindi poi non sono nessuno per giudicare, quindi voglio dire, ci sono. Poi c'è la magistratura che ha giudicato. Quindi no, da questo punto di vista, guarda, quella da una parte sbaglia, come dire, Donzelli di Fratelli d'Italia, anche con Del Mastro, per quel che è successo con quei, chi dice che i dati erano sensibili, chi dice che non erano sensibili, che non erano secretati, eccetera eccetera. Ma quella gazzarra è veramente vergognosa, fra la destra da una parte e la sinistra. Una piazzata. Quindi, ripeto, quello non va bene neanche, che però poi il governo non sta facendo altro che applicare quello che la magistratura ha deciso. Cioè, io penso che possiamo essere tutti d'accordo, insomma. Va bene, ma quanti minuti siamo? Abbiamo questo video. Ma ancora dobbiamo parlare di Milano, abbiamo parlato un po' di Santa Fe. Dobbiamo fare una seconda puntata. Va bene. Faremo dopo qualche. No, però volevo dirti qualcosa su Santa Fe. Dimmi qualcosa. Quanto manca? Mancano 5 minuti. 5 minuti. No, noi stiamo entrando in questo momento nella porta della città. Questo lo dico al Consiglio Comunale, ma in maniera così spassionata e. È veramente da cittadino, fate conto che io non ho mai fatto politica, da cittadino. Devo dire che questa porta della città, che è il primo biglietto da visita, ho seguito la tua intervista all'assessore Stella, bella intervista, anche lui diceva no, certo, il primo biglietto da visita è Santofemia. Piaccia o non piaccia, non mi scordo nemmeno lo Sempio Telemetino, però è un po' spostato, Santofemia, quando arrivi alla Lamezia, arrivi prima a Santofemia. Insomma, la possiamo vedere, Giovanni, non è che io mi invento qualcosa. Sterpaglio a destra e a sinistra, buche che devi fare lo slalom, ma lo slalom di solito si fa in montagna, degrado, incuria, stiamo passando da un rudere, possiamo dire, sì, che lo zuccherificio, che era, ne abbiamo parlato nella vita, considerata, ti dico solo due cose, considerata la Fiat della Lamezia Terme, dava lavoro a 600 famiglie, del sud, lavoro a 600 famiglie, costruito nel 30, inaugurato nel 39, dismesso nel 60 perché i proprietari pensarono bene o non bene di andare a creare un nuovo zuccherificio a Strongoli al Crotonese. I treni arrivavano direttamente, perché c'è la strada ferrata, nello zuccherificio, portavano via la barbabietola, sono informato perché ci abito a due passi, e davano da lavoro a tante famiglie, venivano lavorate 1.200.000 quintali di bietola all'anno, 20.000 al giorno. C'erano i quartieri, c'era il quartiere dei lavoratori stanziali, di quelli stagionali. Insomma, caro Giovanni, era questo zuccherificio una vera e propria forma di integrazione territoriale. Esatto. Allora, visto che avete parlato del PSC, avete parlato di questa che ormai manca poco, no? Mi pare la regione dovrebbe. Sì, provincia-regione. Provincia-regione. E dovrebbe dare l'ok, anzi l'ok forse l'ha già dato, non lo so. Ci sono 30, diciamo, un mese. Vabbè, un mese. Quindi nel momento in cui dare l'ok, io invito, e lo faranno sicuramente, a dare più lustro a tutta la città, ma in particolare non perché ci abito io. Tu vedi, no, la stazione centrale, questa strada asfaltata da 50 anni, io purtroppo ho 50 anni, anzi non di più, però da 50 anni almeno che io vedo sempre lo stesso asfalto, è inutile che rattoppiamo sempre le strade con mi passi il termine, leccatine di catrame, cioè sì. L'asfalto va rifatto nuovo, sennò a ogni pioggia, a ogni grandinata si rovina di nuovo. E quindi secondo me, tu dici dalla montagna verso il mare, ti ho sentito, che è proteso questo PSC, sì. Secondo me partiamo dal mare. Va più in montagna che al mare. Certamente, però, anche perché poi sì, giustamente come avete detto, non si può costruire vicino alla costa, ai fiumi, è più complicato. Lamezia è estesa su un territorio infinito di depositi fluviali, quindi praticamente corriamo ogni momento il rischio di avere alluvione, eccetera, eccetera. Il buon Dio per il momento, no, purtroppo ci sono state alcune cose, però insomma ce la siamo cavata in qualche modo. In ogni caso, e finisco, questa porta della città, proprio da dove siamo adesso, a Piazza Italia, se tu parti da Piazza Italia ci sono 800 metri che arrivano all'aeroporto,
facendo una pista ciclabile come tanti hanno detto di fare, speriamo che la faranno, e parlato con l'assessore, tu collegherai l'aeroporto. Sì, ho sentito l'assessore che col mio trolley in attesa di un aereo vengo al primo centro abitato, cioè a Santa Maria Lamezia. E quindi ecco che poi si parte in un discorso del turismo, di far delle attrattive, eccetera, eccetera, ma qui dobbiamo fare un'altra cosa. Silvia. Poi non abbiamo parlato della Silvia, di calcio, non è che posso parlare di calcio, non abbiamo parlato di una stella di calcio, sei qualcuno, sei Silvio Zizza, insomma, io ti ringrazio a te perché è stato un piacere, ed è, quando, aspetta, dammi gli ultimi 30 secondi, quando ho visto le altre persone prima di me, quando ho visto le altre persone prima di te, prima di me, io dicevo, Madonna, Giovanni, mamma, perché tu dovete sapere che Giovanni me l'ha detto un mese fa, giustamente, guarda che faremo. Sembrava, io vado prima dal Presidente della Repubblica. No, assolutamente no, mi conosco, che non è così. No, volevo dire, dammi questi 30 secondi, che quando ho visto questa trasmissione con i miei alcuni conoscenti che conosco, giornalisti, altri di politici, tutto, di tutto. Ho detto, Madonna, ma quando mi intervista a me, cioè, ma questi sono preparati, cioè 30, 5, 40 minuti, un passacchio. E invece è passato. È volato. Sono io che... Sei bravo. Finisce qua questa puntata di Andrò. Scusate le chiacchiere. Ringrazio Silvio Zizza e ci vediamo alla prossima. Silvio. Alla prossima. Ciao, caro. Ciao a tutti.